Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video. Se non lo sapete, ho una pagina Facebook che si chiama Deli Mellow, il link lo trovate qui sotto nel box informazioni. Comunque, basta che cercate nella barra di Facebook Deli Mellow e mi trovate. Perché vi sto parlando di questa pagina? Perché ho chiesto aiuto, no? Agli utenti, ho chiesto aiuto di diciamo, suggerirmi un argomento. Dopo una discussione, alcuni spunti interessanti, è uscito fuori di parlare del calcio e ho deciso io di parlare del calcio, ma per difenderlo. Nel senso, ormai vedo che molto di moda, soprattutto su internet, dove diciamo gli interessi sono spostati più su altre cose, è criticare il calcio. E il calcio fa schifo, ma che schifo il calcio, come ti fa vedere? Come se fosse uno stato simbolo dire che il calcio fa schifo. A me il calcio piace, è uno sport molto bello. Non lo seguo con tantissima, tantissima passione, però ho la mia squadra preferita, che è la Fiorentina. Quando gioco mi fa piacere, faccio il fantacalcio, lo seguo, mi piace rivedermi le azioni più belle, i gol e queste cose. Ho, diciamo, questo tipo di interesse, cioè mi piace il calcio, ma non sono un grandissimo appassionato che so tutto, no? Bene, allora volevo parlare in termini economici e volevo difendere i calciatori. I calciatori guadagnano troppo. E si sente dire se spesso questa frase qualunquista: ma il calciatore dà due calci alla palla e prende 5 milioni di euro e l'operaio si spacca la schiena in fabbrica e ne prende solo 800 e non riesce a dare da mangiare alla famiglia. Ragazzi, cioè, mi dispiace e non è giusto che l'operaio prenda 800 euro al mese. È logico. Però la differenza di abilità è notevole. Nel senso, nessuno, cioè, l'operaio lo può fare chiunque, è così. Ci vogliono delle capacità, diciamo, morali, no? Il spirito di sacrificio, il mordente per poter andare al lavoro ogni mattina, svegliarsi presto, resistere 8 ore, 12 ore dentro una fabbrica facendo sempre la stessa cosa. Non è facile, è un lavoro di sacrificio. Però tecnicamente lo può fare chiunque, l'operaio. Mentre per fare il calciatore, ora non mi prendetemi le particolarità, invece il calciatore non lo può fare chiunque. Per essere calciatore, soprattutto a certi livelli, bisogna essere veramente bravi, bisogna essere forti, talentuosi, bisogna aver coltivato il talento fin da bambini, eccetera, eccetera. E quindi, siccome è una cosa speciale, ci vuole una certa abilità e non è che ce l'hanno tutti, il calciatore viene pagato più dell'operaio. Ma giustamente, anche perché il calciatore fa girare una mole enorme di denaro e di soldi. Se io compro un calciatore forte, che c'ha un buon nome, non solo quello mi aiuterà a vincere le partite portando prestigio alla squadra, il prestigio alla squadra porterà sponsor e porterà introiti per la televisione e porterà abbonamenti, biglietti pagati, pubblicità. Poi magari se siamo in una squadra particolare, ma che ne so, da Serie A, ci porterà in Europa per vincere le partite dove verremo pagati, arriveranno sponsor europei, eccetera. Insomma, ci crea un giro economico di soldi immenso. E questo è anche normale perché in un mercato aperto la concorrenza esiste e se io mi voglio accaparrare un state vedendo il come faccio il video. E se io mi voglio accaparrare un giocatore forte, devo sborsare i soldi perché le altre società comunque sono disposte a pagarlo. Potrebbe sì crearsi un sistema per il quale, internazionale, per il quale si potrebbe fissare un tetto stipendi comune a tutte le società di calcio, ma è difficile perché appunto in tutto il mondo, le regole non sono uguali e sarebbe difficile una cosa del genere. Poi voglio anche parlare dell'indotto che crea un calciatore, nel senso, quando il calcio, essendo così seguito da tanti appassionati, che è anche un buono sfogo sociale, crea un indotto pazzesco, perché comunque lavorano le attività intorno allo stadio, quelle dentro lo stadio, la televisione, in televisione lavorano i cameraman, gli autori, i registi, quello che pulisce gli studio, e poi si creano, ci sono i magazzinieri, i cuochi delle società, eccetera, gli alberghi vengono occupati quando ci sono le trasferte, eccetera. Insomma, c'è un indotto economico che porta il calcio veramente, veramente enorme. È che un calciatore può portare ed è no, e quindi io dico che fin quando sono le società di calcio a sborsare i soldi per i loro calciatori, mi sembra anche giusto che siano sul mercato e si facciano concorrenza. Questo però, non è giusto quando, la società per comprare un giocatore si indebita e quando lo Stato, perché è successo che in alcuni stati avvalino questi debiti, come in Spagna.
poi succede un patatrac. In Italia, in più, il calcio è tassato in maniera veramente elevata, cioè su uno stipendio del calciatore, se vengono pagati 5 milioni di euro, 5 milioni di euro vanno in tasse, più o meno così. Quindi il calcio, oltre a far bene all'economia, è legittimato a sborsare quelle cifre per i calciatori, e i calciatori giusto che guadagnino così tanto. Io la penso così. Era un argomento che volevo trattare domenica, proprio prima delle partite, e vorrei sapere la vostra. Ditemi, secondo voi, perché non è giusto che un calciatore venga pagato così tanto? Premetto comunque, che, e lo ridico se non l'ho detto prima, che è sbagliato che l'operaio prenda solo 800 euro al mese. Se si potesse, ci fossero le condizioni, per me dovrebbero prendere anche 5.000, 10.000 euro al mese, è quello che è. Però in un mercato di questo tipo, dove le società di calcio sono ricche e le aziende magari sono un po' più povere, è difficile poter pagare un operaio quanto un calciatore, mi sembra ovvio. Spero che questo piccolo così, questo spunto sia apprezzato, e non mi critichiate più di tanto, perché ho detto una cosa che magari non viene detta tanto spesso, però se ci ragionate un attimo magari è così, e scrivetemi alla mia pagina Facebook dell'Imello, e anche su Twitter sono dell'Imello. Ciao.